buongiorno. Oggi è Santo Stefano, la seconda festa di Natale, e molti di voi saranno a casa per il pranzo. Ma ci sono anche molte persone in Italia che in questi giorni, e forse anche oggi, avvisteranno degli UFO, degli oggetti volanti non identificati, o dischi volanti, se preferite. Noi abbiamo voluto oggi fare qui una specie di riassunto, cioè presentarvi la gran parte dei documenti filmati e fotografati negli ultimi 30 anni sugli UFO. E abbiamo chiamato Ruggero Orlando. Ruggero Orlando, che non è un esperto di UFO, però conosce tanti militari e astronauti e gente che conosce anche dei segreti. E forse oggi, Orlando, in questa atmosfera natalizia, tu ci potrai dire in confidenza qualche cosa di più. Figurati, in confidenza, magari lo sapessi. Se uno sapesse veramente qualche cosa di definito e lo scrivesse, diventerebbe miliardario. Perché, ecco, comunque, guarda, noi dopo il film parleremo a lungo, sì, di questa cosa. Adesso io vorrei dire soltanto che ci sono capi di Stato, come lo Scià di Persia, che forse oggi c'ha altre cose da pensare che noi dischi volanti. L'imperatore, il vecchio imperatore d'Etiopia, l'imperatore del Giappone, non la regina d'Inghilterra, ma il marito, il duca di Edimburgo, che hanno visto dischi volanti. E poi c'è anche il presidente degli Stati Uniti, Carter, che insieme alla moglie ha avvistato in Georgia un disco volante che adesso vi facciamo vedere a colori, perché la televisione, poi dalla Georgia andò in Ohio, e la televisione dell'Ohio ha presentato, eccolo qua, il disco volante a colori che fu avvistato prima dal governatore Carter con la moglie e poi dal governatore dell'Ohio Dillingham, anche lui con la moglie. Ecco, qui vediamo Dillingham che lo presenta in una conferenza stampa ufficiale. Si muoveva verticalmente e avanti e indietro e a zigzag per circa 35 minuti. Mentre il disco era a sud-est, la luna era a nord-est e quindi non era un riflesso della luna. E io non saprei dire di cosa si trattava, ma sono sicuro di averlo visto. Ecco, questo disco, Ruggero, vedi che ha proprio la forma di quelli che si vedono in questi giorni anche in Italia. Io qui ho avuto dal telegiornale la fotografia di questo disco che un nostro operatore della RAI di Palermo ha fotografato e ha cinematografato, no? Quindi sono dischi volanti. Ora, però chi li vede soprattutto, mi pare, sono piloti, astronomi e astronauti. Astronomi, no? Sì, c'è Hynek, che ha fatto l'osservazione, sì, proprio, sì, sì, dalla... Sì, sì, li ha visti, Hynek. E anche Tombaugh, che poi vedremo. Sì. Cioè, Tombaugh, sì, è l'astronomo che ha scoperto il pianeta Plutone. Dall'osservatorio l'ha visto fuori. Ecco, la cosa che mi rende un pochino scettica in questa materia qui è che dagli osservatori astronomici, dove c'è gente che sorveglia il cielo 24 ore, giorno e notte, non è arrivata ancora, sì, nessuna segnalazione. Infatti questo lo vedremo adesso anche nell'inchiesta, però c'è un pilota, il colonnello Alfonso Isaia, che è uno dei piloti di Gianni Agnelli, dell'avvocato Gianni Agnelli, il quale ha fatto gli avvistamenti. Adesso vediamo il colonnello Isaia, che certamente Agnelli non credo che si affidi a persone. Ma sono sicuro che hanno visto qualcosa. Il 10 ottobre 1929, e da quel giorno ho continuato a volare sempre. Quindi lei se ne intende di oggetti volanti conosciuti, diciamo? Oddio, conosciuti senz'altro. Senta, lei che cosa ha come esperienza personale per quanto riguarda oggetti non identificati? Riguardo gli oggetti non identificati, da quanto se ne è parlato già diversi anni or sono, io sono stato sempre scettico, cocciutamente scettico direi. Recentemente, di fronte alle prove che si hanno avute, dalle prove che ho sentito da parte di miei colleghi, a qualcosa che ho visto anch'io, è da terra e in volo, io oggi ritengo che ci siano questi corpi volanti, che ritengo siano anche pilotati, direi, sono convinto anche che siano pilotati, che ci siano delle persone a bordo. E sono sicuro che esistono oggi, io sono sicuro che esistono. Escludo che si possa trattare di fenomeni meteorologici, nel modo più assoluto, lo escludo. Non crede ai palloni? No, ho visto palloni sonda, ne ho avuto occasione di vederli di notte, di giorno, in determinate occasioni, in determinate condizioni di luce, lo escludo. Sono oggetti metallici?
indiscutibilmente sono oggetti metallici o di materiale che equivale al metallo. Ecco, questo è il colonnello Isaia, uno dei piloti, ti ripeto, di Gianni Agnelli, quindi mi pare che sia una persona perlomeno da considerare. Ma c'è un altro discorso, Orlando. Quando io venni negli Stati Uniti a fare l'inchiesta al Pentagono, alla NASA, poi con gli astronauti, e nelle basi del Nord, della difesa del Nord Atlantico, parlai con questi militari, che adesso vedremo, generali, ufficiali del servizio segreto, che nelle interviste sono un po' abbottonati, sono... E poi invece privatamente, quando andavamo al bar, oppure a cena, mi dicevano, ma sa, io veramente quando ero pilota della Seconda Guerra Mondiale, volando io un oggetto un giorno l'ho visto. E c'è addirittura Allen Hynek, che dirigeva il progetto Blue Book, e che e lo vedremo qui, che si mantiene in un atteggiamento abbastanza abbottonato, il quale poi alla fine ha abbandonato il progetto Blue Book, ha abbandonato, diciamo, questo suo impiego ufficiale, e per dedicarsi proprio alla ricerca dei dischi volanti. Oggi è uno dei più grandi, come si dice, sostenitori dell'esistenza dei dischi. Ecco, allora, se tu sei d'accordo, Ruggero, adesso io vedrei la nostra inchiesta e poi dopo ne parliamo un momentino. Quindi diamo il via al nostro filmato. Gennaio 1948. Sono le 2 del pomeriggio. A Madisonville, nel Kentucky, decine di persone telefonano alla polizia. Uno strano oggetto circolare con un alone di luce rossa sta sorvolando la zona. L'aeroporto militare di Fort Knox entra in allarme. Il comandante dà ordine di inseguire l'oggetto a una squadriglia di caccia P-51, che è comandata dal capitano Thomas Mantell. Mantell ha solo 25 anni, ma è un veterano della Seconda Guerra Mondiale. Sarà la prima vittima dei cosiddetti dischi volanti. Avvistato lo strano oggetto, lo segue ad alta quota. Gli altri piloti della squadriglia, sprovvisti di ossigeno, rientrano alla base. Mantell prosegue la caccia da solo. Comunica per radio all'aeroporto che l'oggetto sta rallentando. Dice: è proprio davanti a me, mi avvicino. È un oggetto metallico di enorme grandezza. Poi silenzio. I rottami del suo aereo vengono ritrovati non lontano dall'aeroporto, e la causa dell'incidente viene identificata nello Skyhook, un gigantesco pallone meteorologico della Marina che Mantell avrebbe confuso con un disco, probabilmente perché l'insufficienza d'ossigeno gli avrebbe provocato delle allucinazioni e poi la perdita della coscienza. Questa tesi ufficiale lasciò aperti molti dubbi, anche perché la morte di Thomas Mantell seguiva di pochi mesi l'avvistamento del primo disco volante, che avvenne esattamente 20 anni fa. Il 24 giugno 1947, con il suo piccolo aereo privato, l'ex pilota Kenneth Arnold si trovava in volo sopra Washington, quando avvistò 9 dischi che volavano in formazione, all'altezza di circa 3.000 metri e alla velocità di 2.000 km l'ora. Secondo Arnold, scivolavano nell'aria come piatti, lanciati sull'acqua. Li chiamò Flying Saucers, piatti volanti, e questo nome fece il giro del mondo. Da allora, in 20 anni, gli avvistamenti di dischi volanti si contano a migliaia in tutte le parti del mondo. Dagli archivi dei servizi di informazione del Pentagono e da fonti private abbiamo potuto raccogliere film, fotografie e testimonianze che ora vi presentiamo in questa nostra inchiesta. Tra le 4.000 fotografie di dischi volanti scattate fino a oggi, scegliamo quelle generalmente ritenute più verosimili. Questa è dell'italo-americano Robert Salvo, di Wall Township, New Jersey. L'intaccatura a destra può essere una luce o un'apertura d'entrata. Anche questo disco ha un'intaccatura. La foto è dello sceriffo Arthur Strauch, di St. George, nel Minnesota. Questo oggetto non identificato
è uno dei più impressionanti finora avvistati. Ha tre antenne che sporgono in basso ed è stato fotografato dal radiotelegrafista Fogel della motonave Ramsay lungo le coste della California. Due giornalisti brasiliani del settimanale O Cruzeiro, Ed Weffel e Joad Martins, hanno fotografato questo disco a cerchi concentrici che ha una cupola centrale. Si fermò a lungo sopra Rio de Janeiro e faceva poi dei movimenti a scatti sul centro della città. Questa foto è stata fatta su pellicola Polaroid a colori a Melbourne, in Australia. La forma assomiglia a una capsula spaziale, ma l'oggetto non è stato identificato. Un contadino peruviano ha fotografato questo sigaro volante, che viaggiava a una velocità di 800 km l'ora. Il fenomeno dei dischi volanti è troppo strano per non sollevare dubbi e perplessità. Per gli scienziati e per gli esperti di fotografie, i dischi volanti possono essere nubi ventricolari, riflessi solari, pianeti, palloni sonda o miraggi. Esistono però oggetti molto simili ai dischi, ma che sono perfettamente identificati, come questo Avrocar, costruito in Canada e fatto volare in prova nel 1961, o questo veicolo a cuscinetto d'aria che il suo inventore, il professor Paul Müller, lanciò nel 1965. Ma esistono davvero i dischi volanti? Gli psichiatri spesso definiscono questi avvistamenti di dischi volanti illusioni, allucinazioni, stati di insoddisfazione psichica. Io non nego che in cielo possono esistere degli oggetti di cui non sappiamo niente, ma voglio dire che quando uno vede qualcosa che non conosce, la sua mente si riempie di una grande massa di fantasie e il più delle volte ciò che troviamo nei rapporti sui dischi volanti è quasi certamente fantasia. Effettivamente è difficile giudicare l'attendibilità di un testimone. È difficile anche stabilire l'autenticità di una fotografia. Questi strani invasori da un altro pianeta, per esempio, sono soltanto due carote. E il disco volante è un elmetto di sicurezza posato su un carburatore. Alcune sfere galleggianti in un fiume possono diventare, se si rovescia la foto, strane sfere volanti con la forma di Saturno. E questa fila di dischi nel cielo di New York sono le luci riflesse nel finestrino di un vagone ferroviario, da dove la foto è stata fatta. Un'altra lampada, riflessa nel vetro del Palais de Chaillot a Parigi, diventa un disco in cima alla Torre Eiffel. Comunque, il trucco più facile è quello di lanciare in aria un oggetto circolare. Proviamo anche noi. Basta scattare quando il disco è sullo sfondo del cielo. Il nostro piatto finisce per somigliare a quello fotografato a Miami Beach dal giornalista Bob Bailey. E se lanciamo la nostra tinozza, l'effetto può simulare quello di uno dei più accreditati oggetti volanti fotografati in America. Si tratta del disco avvistato a Santa Ana, in California, dall'ingegnere minerario Rex Heflin, il 3 agosto 1955. Non ci è invece riuscito di riprodurre i movimenti dei dischi in formazione, usando un gruppo di palloncini. Il vento imprime movimenti capricciosi, mentre le sfere luminose che appaiono in cielo spesso hanno movimenti geometrici e lineari. Così è accaduto con le luci comparse per varie notti consecutive sopra la cittadina di Lubbock, nel Texas. E così accadde in passato, come risulta dalle cronache e dalle stampe di molti secoli fa. Queste sfere, apparse nel cielo di Basilea il 7 agosto del 1566, si fermarono a lungo sulla città e si muovevano per linee rette. Coloro che credono nell'origine ultraterrestre dei dischi volanti attribuiscono un valore di monito alla loro apparizione, che sarebbe più frequente nei periodi di guerra o in occasione di grandi cataclismi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i piloti degli aerei americani che andavano a bombardare le città tedesche si vedevano affiancare da sfere luminose. Essi pensavano che si trattasse di armi segrete del nemico. Ma in seguito, però, accadde che i piloti dei caccia tedeschi abbattuti, fatti prigionieri in Inghilterra, chiedessero ai loro nemici che cosa diavolo fossero quelle sfere luminose che circondavano a mo' di anello difensivo le loro squadriglie. Fra coloro che parteciparono a quei voli, abbiamo intervistato a Tucson, nell'Arizona, un ufficiale che ha visto molte cose.
Mi può dire il suo nome e il suo grado nelle forze armate? Il mio nome è Walter Pestalozzi. Io sono, anzi ero, un ufficiale di divisione del controspionaggio dell'aeronautica. Ero al servizio dell'intelligence service dell'aeronautica. Lei ha combattuto anche in Europa durante la guerra? Sì, signore. Ho volato con l'aeronautica in Africa e in Italia. E che cosa ha visto? Ha mai visto i dischi volanti? Dove? Quando? Ho visto diversi oggetti dopo la guerra, fin dagli anni intorno al 1949. L'ultimo disco l'ho visto l'altro giorno, il 12 febbraio, là sulle montagne Catalina. La prima cosa che ho visto è stato un fascio di luce, che visto da qui sembrava essere lungo un metro più del mio braccio ed aveva lo spessore del mio dito mignolo. Era molto brillante, come certi riflettori che usano da noi per la pubblicità. Si vibrava all'altezza di un dito sopra la montagna. Era di notte? Era di notte. Erano le 2:30 del mattino. Il fascio di luce sembrò farsi più stretto, andando da sinistra a destra. E mentre si spostava, una luminosità è apparsa sul lato destro del raggio. In seguito la luce stessa diventava più brillante. Non si ingrandiva di spessore, ma diventava sempre più intensa. Poi, quando il raggio è sparito, l'oggetto rimase fermo lì, forse per 10 secondi ancora. E poi è salito verso l'alto, quasi verticalmente, mi è sembrato. Probabilmente un po' a est, ma quasi dritto, su in aria. E quando ha visto gli altri dischi? Ho visto parecchi oggetti. Il primo è stato nel 49 sopra la California. Ero con l'equipaggio di un B-50. E questo oggetto sembrava avere la forma di un sigaro. Naturalmente non ho potuto calcolare la grandezza, ma è venuto da un'altitudine che io penso doveva essere di 13.000 metri, perché noi ci trovavamo già a 10.000 metri. E lentamente è disceso attraversandoci la rotta ed è scomparso in direzione del Messico. Anche gli altri membri dell'equipaggio l'hanno visto? Ah sì, tutti l'hanno visto. Eravamo in 12 uomini sull'aereo in quel momento. Gli aerei di linea e gli aerei militari hanno incontrato ripetutamente, anche negli ultimi mesi, i dischi volanti sulla loro rotta. Vi sono almeno 100 ufficiali piloti con il loro equipaggio che hanno avvistato oggetti volanti non identificati, UFO secondo la dizione americana. Tra gli altri testimoni vi sono 88 ricercatori specializzati in scienze aeronautiche e meteorologiche e un gran numero di addetti ai radar e ai servizi aeroportuali americani. L'ex comandante della RAF, il maresciallo dell'aria Lord Dowding, afferma che questi oggetti esistono e non sono costruiti da nessuna nazione sulla Terra, quindi devono essere di origine extraterrestre. Al Pentagono di Washington abbiamo appuntamento con il capo dei servizi di informazione dell'aeronautica. Colonnello Stanley, qual è il punto di vista ufficiale del Pentagono sulla questione dei dischi volanti? Devo anzitutto specificare perché le forze aeree degli Stati Uniti se ne interessano. Circa 20 anni fa abbiamo cominciato a ricevere questi rapporti sui dischi volanti e le forze aeree sono responsabili della difesa aerea di questo paese. Oggi noi abbiamo il NORAD, Comando della Difesa Aerea del Nord America, ma anche prima noi avevamo il compito di investigare. Durante tutti questi anni di ricerche sugli oggetti non identificati, o dischi volanti, come comunemente si chiamano, non abbiamo mai trovato che essi costituiscano un pericolo per la sicurezza di questo paese. Attraverso molte ricerche abbiamo potuto dimostrare che la stragrande maggioranza di essi si può spiegare sotto forma di fenomeni naturali o di oggetti male interpretati da chi li ha visti. Negli archivi della nostra aeronautica, e so che lei andrà a visitarli, esiste una piccola percentuale di questi oggetti che noi non riusciamo a spiegare. Gli oggetti che il Pentagono e le altre autorità militari non riescono a classificare sono stati fotografati e anche filmati. I coniugi Oldfields hanno filmato questo raro documento di un disco volante. Vivono in un cottage nei dintorni di Manchester. Un giorno prendono il loro aereo per fare un giro e la signora riprende questo filmino con una piccola cinepresa. Riprende anche un aereo che li segue. Almeno lei pensa che si tratti di un aereo.
ma questo scompare dopo circa 12 secondi o poco più. E la signora Oldfields continua a filmare, riprendendo frammenti di nubi che via via si fanno più distanti. Quando vanno a vedere il film, non riescono a spiegarsi cosa mai sia quell'oggetto, a meno che non si tratti di qualcosa di falso. Ma per contraffare una pellicola a colori da 8 mm occorrono un sacco di apparecchiature. Che succede allora? Cos'è mai? Perché quella coppia avrebbe dovuto poi falsare e truccare quegli oggetti? Si tratta di un aeromobile che non abbiamo mai visto prima. Essenzialmente ha la configurazione di un piatto, con due piani stabilizzatori ventrali e due dorsali. E se guardate il film, vedete che esso si gira sull'asse e finisce per scomparire. Beh, si può argomentare e discutere quanto si vuole, ma cos'è mai questo se non un oggetto aerotrasportato da una forza, probabilmente una forza elettrolitica, di qualche specie della quale non sappiamo assolutamente nulla? Non ha un comportamento convenzionale e neanche non convenzionale. Non c'è nessun apparecchio terrestre che possa apparire o comportarsi come questo. Dunque la tecnica dei presunti costruttori ultraterrestri consente la levitazione silenziosa degli oggetti, la loro comparsa, scomparsa, riapparizione a distanza, il volo ad altissima velocità con virate rapide anche ad angolo acuto e tutta una serie di manovre che sono completamente sconosciute ai mezzi di costruzione terrestre. Dunque, i movimenti dei dischi sembrano diversi da quelli che si possono ottenere dai mezzi volanti costruiti sul nostro pianeta. Se i dischi volanti sembrano usare una forza di sostentamento sconosciuta alla nostra tecnologia, anche questa scena, solo pochi anni fa, sarebbe stata considerata un'illusione ottica, o si sarebbe pensato a un miracolo. Invece, oggi è una realtà. Vi sono jet che salgono verticalmente per poi volare in modo convenzionale. È il caso dell'inglese Hawker P1127. In questo campo i francesi hanno fatto dei progressi notevoli. Questo è un Balzac a decollo verticale. E i tedeschi hanno costruito questo modello EVR che si appresta ad atterrare. L'americano WW5A non solo vola in avanti, in alto e in basso, ma anche di fianco e a ritroso. L'M2F2 senza ali di Northrop, chiamato anche vasca da bagno volante, è un modello da rientro della NASA. Mezzo aereo e mezzo nave spaziale, che atterra come un normale jet. Un altro aeromobile senza ali è questo veicolo lunare, il LEM, per le ricerche da effettuare dopo l'allunaggio, e sembra una gigantesca formica volante uscita da un romanzo di fantascienza. È molto dubbio che siano questi gli oggetti non identificati che chiamiamo dischi volanti. L'opinione pubblica negli Stati Uniti è molto perplessa. Un gran numero di alti ufficiali dell'aeronautica in congedo, insieme a scienziati e a tecnici, credono che i dischi volanti sono qualcosa di diverso. Per essi la moderna tecnologia non offre spiegazioni sufficienti. In Connecticut Avenue, a due passi dalla Casa Bianca, ha sede la loro associazione, che si chiama Comitato Nazionale per le Ricerche sui Fenomeni Aerei. Questi cerchietti rossi segnano i punti degli Stati Uniti dove sono stati avvistati i dischi volanti solo nei primi due mesi di quest'anno, cioè il 1967. Signor Hall, è vero che l'aeronautica militare degli Stati Uniti non ha mai avvistato un vero disco volante? Le forze aeree hanno registrato molti oggetti volanti non identificati, così come i piloti li hanno visti e i radar li hanno captati. Ma lei come può dire, come può controllare che quello che riferisce l'aeronautica non è sempre del tutto esatto? Abbiamo indagato molte volte gli stessi casi che hanno analizzato loro e non siamo arrivati alla stessa conclusione dei fatti. Per esempio, questa è una fotografia fatta recentemente, nel 1965. Per loro si tratta di una nube. È stata scattata da un giovane fotografo dilettante. E che cosa rappresenta invece, secondo lei? Questa parte è il disco volante. Questa coda non era stata vista dal fotografo quando scattò la foto. E questa è l'immagine sfocata della Luna. Noi crediamo che questo è un autentico disco volante. Come potete determinare se una fotografia è autentica oppure no? Analizziamo i negativi della fotografia. Parliamo con il fotografo, i suoi parenti, gli amici.
Cerchiamo altri testimoni che abbiano visto la cosa in quello stesso momento. E questa foto fu fatta in Brasile nel 1958 dal fotografo ufficiale di bordo di una nave dell'anno geofisico internazionale al largo della costa del Brasile. Ed è molto interessante confrontarlo con quest'altra fatta 4 anni prima sopra l'Inghilterra da un pilota della RAF. Questo è uno schizzo, un disegno fatto da un nostro investigatore che interrogò vari ufficiali di polizia che inseguirono questo oggetto volante attraverso vari stati del Midwest, dall'Ohio alla Pennsylvania. E si lasciava dietro una coda, simile a quella dell'altra foto, e rifletteva la luce del sole. Volava a un'altezza molto bassa. L'opinione pubblica è una grande forza dovunque. Lo è particolarmente negli Stati Uniti. Di fronte al gran numero di avvistamenti, di foto e di film riguardanti i dischi volanti, l'aeronautica militare ha deciso di istituire uno speciale ufficio informazioni. Con il Blue Book, uno speciale libro blu, si pubblica periodicamente una precisa classificazione di tutti gli avvistamenti. Uffici e archivi si trovano qui, nella base aerea di Wright-Patterson, nell'Ohio. Degli 11.108 oggetti volanti avvistati finora, 676 risultano non identificati. Consigliere scientifico per il Blue Book è l'astronomo di Chicago Allen Hynek. Professor Hynek, da quanti anni lei controlla i dischi volanti? Da circa 20 anni. Lei quindi è lo scienziato più esperto del mondo su questo problema? Probabilmente. Che cosa può dirci dei dischi volanti? È un problema molto intricato, un problema che la maggior parte di noi considerava molto superficialmente fino a qualche anno fa, ritenendo che non si trattava che di fantasie, di allucinazioni, eccetera. Ma col persistere del fenomeno, tutti noi abbiamo capito che la questione dei dischi volanti meritava un maggiore interesse scientifico. Quindi attualmente la scienza umana non sa ancora con esattezza che cosa sono questi dischi volanti? Attualmente ancora non lo sappiamo. Se conoscessi le risposte, non farei tante ricerche. E invece facciamo molte ricerche su questi dischi. La ricerca scientifica e la difesa militare collaborano strettamente. Questi telescopi mobili seguono la rotta dei satelliti artificiali, sia americani che sovietici. Possono anche servire a fotografare un meteorite o un oggetto non identificato, un disco volante. Nel cielo, a grande distanza dall'atmosfera terrestre, tutti gli oggetti si assomigliano un poco. La maggior parte degli avvistamenti riguarda però fonti luminose che possono essere riprese dalle telecamere e impressionare un film sensibile. L'osservatorio astrofisico Smithsonian di Boston ha un sistema di 16 stazioni televisive automatiche. Negli Stati Uniti esse coprono circa 300 miglia quadrate di cielo. Abbiamo chiesto al professor Robert McCloskey, direttore del centro di osservazione, di illustrarcene il funzionamento. Queste sono le 4 macchine fotografiche inclinate a 45 gradi. Queste 4 macchine coprono praticamente tutto il cielo al di sopra dei 10 gradi di elevazione. La stazione funziona automaticamente. Viene messa in servizio all'alba per mezzo di questi sensori luminosi e si spegne subito dopo il tramonto. Durante tutto questo tempo, fotografa in continuazione. Abbiamo qui una foto di un oggetto rotondo, luminosissimo, apparso lo scorso novembre. Potete vedere la meteora lungo la linea diritta, la quale è spezzata e interrotta dall'otturatore ogni 20 secondi. Gli intervalli ci permettono di determinare la velocità e quindi l'orbita del corpo. L'osservatorio Smithsonian ha altre apparecchiature che forniscono dati su ciò che accade nel cielo? Sì, abbiamo un sistema di satelliti con 12 stazioni dislocate in tutto il mondo. In ciascuna di queste stazioni abbiamo installato una grande macchina speciale per seguire i satelliti. Questo è uno dei tanti modelli. È alto circa 3 metri. L'apertura è di 20 pollici. È un F8. Questa macchina è costruita perché noi si possa seguire la traiettoria di un satellite e può infatti fotografare un punto luminoso largo 20 centimetri alla distanza della Luna. Alla distanza della Luna? Sì.
può mostrarmi una fotografia di qualcosa che sia stato ripreso da questa macchina? Ah, certo, è la foto di un satellite, in verità di due satelliti. Si tratta del rendezvous delle due capsule Gemini che si trovavano a circa 3 miglia di distanza l'una dall'altra. Ma in tutte queste foto che avete ripreso con questo tipo di macchina fotografica, voglio dire, in nessuna di queste foto avete mai riscontrato qualcosa che possa somigliare a un disco volante? No, no, nulla che somiglia ad un oggetto volante non identificato. Che cosa pensa, signor Hall, delle osservazioni fatte presso l'osservatorio astrofisico Smithsonian? Le loro macchine fotografiche con teleguida disseminate in tutto il mondo, nel 10-15% dei casi registrano su pellicola oggetti che non sono identificabili. A questo proposito abbiamo una dichiarazione scritta di un loro esperto identificatore degli oggetti filmati. Per anni, l'aeronautica militare degli Stati Uniti ha sostenuto davanti al Congresso di non nascondere nulla di ciò che si vede o si sa dei dischi volanti. In effetti, il problema della difesa degli Stati Uniti è essenzialmente basato sul tempestivo avvistamento di qualsiasi mezzo volante, aereo, missile, satellite o altro, che sorvoli il territorio metropolitano. Ogni ritardo nel riconoscimento di un oggetto volante potrebbe riuscire fatale in caso di guerra. Il cervello di tutte le operazioni di avvistamento si trova in una profonda caverna scavata nella roccia a Colorado Springs. Da qui partirebbe anche l'ordine di una reazione adeguata nel caso di un attacco nemico. Dagli aerei in volo, dalle navi, dalla catena di stazioni radar e dagli avamposti militari più lontani, migliaia di dati affluiscono qui, al centro strategico del NORAD. Vengono elaborati e rappresentati su questo schermo tutti i voli di linea commerciali e privati. Quando appare sullo schermo dei cieli un oggetto sospetto, l'ufficiale di controllo gli punta contro una pistola elettronica e in pochi secondi il calcolatore fornisce tutti i dati relativi alla nazionalità, alla provenienza, alla destinazione e alle sigle di quel volo. I voli che sono di particolare interesse per la difesa aerea vengono indicati con linee e colori particolari. Tutto ciò ed altro ancora determina le decisioni che vengono prese proprio in questa stanza, dove si resta allerta 24 ore su 24. Uno degli ufficiali addetti ai radar è il capitano Gary Rees. Sì, la caratteristica del nostro attuale sistema radar è tale per cui ogni oggetto che abbia delle superfici riflettenti e che rientra nel campo dell'azione del radar, che riguarda virtualmente ogni pollice quadrato degli Stati Uniti, verrà riflesso sui nostri schermi. Lei parla delle proprietà di riflessione di un oggetto nel cielo, ma è possibile, capitano, che vi siano oggetti fatti di materiali che i vostri radar non riescono a identificare? Fino ad oggi, per quanto ne sappiamo, tutti gli oggetti volanti sono composti di materiali aerodinamici che hanno una superficie riflettente, contro la quale le onde radar possono rimbalzare. È possibile che vi siano altri tipi di materiale invisibili al radar, tuttavia ne dubito. È vero che vi vedete fino a 30.000 metri di altezza? Sì, esatto, fino a 30.000 metri. Oltre quel punto entra in azione la rete del controllo spaziale. Il servizio di controllo dello spazio si occupa degli oggetti che volano a un'altezza dai 30.000 metri fino a 4.000 chilometri. Maggiore Morse, ci vuol dire come funzionano i vostri controlli spaziali? Per fare un esempio, questa foto di un oggetto che rientra nell'atmosfera è stata scattata perché conoscevamo l'attimo esatto e il punto dove il satellite sarebbe passato. Da queste profonde gallerie usciamo alla luce del sole. I mezzi tecnici del NORAD sono certo fra i più perfezionati del mondo. Quindi se c'è qualcuno sul nostro pianeta che può controllare la natura e l'origine dei dischi volanti, si trova certamente da queste parti. E abbiamo qui con noi due ufficiali responsabili, il colonnello Minahan, che comanda la difesa aerospaziale, e il maggiore Martin, che si interessa soprattutto della parte audiovisiva e quindi del controllo delle fotografie. Vogliamo chiedere se esiste qualche possibilità che ci siano dei dischi volanti e se con i mezzi molto moderni, dei quali loro dispongono, i mezzi più moderni possibili, sono riusciti ad avvistare e a fotografare degli oggetti non identificati, cioè dei dischi volanti praticamente. Gli oggetti controllati hanno avuto tutti una spiegazione. Ma ci sono moltissimi oggetti di cui non ci si spiega l'origine, mi pare, e restano non identificati, è vero? Senza dubbio, ce ne sono moltissimi. Ad ogni modo, c'è chi dice che l'aeronautica degli Stati Uniti
cerca di non parlarne troppo per non creare emozioni, per non spaventare la gente. Risponde la verità a questo? No, penso che l'aviazione degli Stati Uniti abbia proprio cercato di affrontare il problema senza emozione e prendere in esame semplicemente i fatti che sono disponibili. Alla luce dei fatti, evitando reazioni emotive, noi riteniamo di essere stati in grado di spiegare i singoli fatti uno per uno. Certo, ce ne sono alcuni per i quali non è stato possibile dare una spiegazione, ma la maggior parte, un grande numero, è stato chiarito. Comunque alcuni di questi oggetti non sono ancora stati identificati. Sì, ce ne sono molti che sono sempre rimasti un mistero. Non siamo in grado di dire che cosa siano. Ad ogni modo io ho intervistato anche molti piloti, i quali hanno affermato di aver decisamente visto dei dischi. C'è gente che questi dischi li ha fotografati. Vorrei quindi chiedere al maggiore Martin se ritiene che alcune di queste fotografie potrebbero essere vere o se si tratta soltanto di trucchi. Davvero non potrei affermare categoricamente che sono tutte false, o altrettanto categoricamente che non si possa trattare di oggetti veri e propri. Non so in quali circostanze siano state scattate queste foto. Ho visto molte delle foto che lei ha qui. Alcune sono sicuramente dei trucchi, ma per alcune foto in particolare non saprei dare una risposta definitiva. Esiste oggi la possibilità di sottrarre degli oggetti volanti al controllo del radar? Of making flying objects not observable by radar, isn't it? Beh, sì, in passato, persino durante la Seconda Guerra Mondiale, sono state messe a punto delle tecniche per ridurre la reazione dei radar. E lei pensa quindi che sia possibile che questi oggetti volanti vengano ricoperti in modo da diventare invisibili per i vostri mezzi d'osservazione? Sì, è possibile, ma è poco pratico. Qualsiasi cosa si aggiunga su un veicolo di quel tipo, aggiunge peso. E aggiungere peso a un veicolo che deve essere lanciato nello spazio significa necessità supplementari, motori più potenti, spinta maggiore. Senta, colonnello, io ho qui alcune foto di mezzi esistenti che appartengono all'aviazione degli Stati Uniti e di altri paesi, come l'Inghilterra, eccetera. Ecco, questi, ad esempio, potrebbero essere presi per dischi volanti, o forse questi, o questi. Ad ogni modo, lei che cosa ne pensa? Ritiene che questi mezzi aerei che esistono negli Stati Uniti e forse anche in Russia possono essere considerati dei dischi volanti? Maybe in the United States and maybe even in Russia could be... Ritengo che potrebbero essere ritenuti per errore dei dischi volanti. Sta di fatto che sia il nostro paese che altri si interessano di veicoli spaziali che noi denominiamo corpi levitanti. Non si tratta di satelliti né di veicoli da rientro in senso classico, bensì di mezzi il cui scopo è entrare nell'atmosfera e volare come un aeroplano. Sono più che altro veicoli di forma strana, se strano è la parola giusta, di forma insolita. E sono sicuro che se io o lei ne vedessimo uno all'improvviso, lo chiameremmo sicuramente disco volante. E se lei sapesse che questi dischi volanti sono armi segrete della Russia o di un altro paese, lo direbbe o no? Se ne avessi il permesso, lo direi. E se fossero americani? Farei lo stesso. Molti esperti in costruzioni aeronautiche e astronautiche cominciano ad ammettere l'ipotesi che i dischi volanti possano essere costruiti sulla Terra. Gli oggetti che si vedevano volare nei secoli passati avrebbero avuto caratteristiche differenti da quelle degli UFO o dischi volanti. C'è chi dice che i dischi volanti potrebbero essere un'arma segreta di qualche grande potenza. Esiste uno scambio di informazioni tra voi e i russi? No, non esiste. Affatto? No. E che cosa ci può dire dei russi, signor Hall? Le risulta che nei paesi orientali abbiano visto dei dischi volanti, per esempio gli astronauti sovietici? Non sappiamo se gli astronauti russi abbiano visto qualcosa. Ma ci sono state notizie trasmesse dalle nostre agenzie di stampa che di tanto in tanto hanno descritto apparizioni di dischi intorno a Mosca o in altre zone della Russia. Sappiamo che nel 1952 la nostra aviazione ha ricevuto rapporti segreti di apparizioni in Russia. Qual è l'opinione ufficiale delle autorità sovietiche sui dischi volanti? L'Accademia Sovietica delle Scienze discute dei dischi, assumendo più o meno lo stesso atteggiamento della nostra aviazione. Negano che ci sia qualcosa.
Ma ci sono trasmissioni popolari di Radio Mosca, ad esempio, che parlano dei dischi in molte occasioni. Il 28 febbraio 1958, a mezzogiorno, la nave scuola Almirante Saldanha della Marina da Guerra brasiliana avvista un disco che scivola silenzioso sul mare presso l'isola di Trinidade. Il fotografo ufficiale di bordo, Almiro Barauna, scatta 3 foto del disco. Circa 100 persone dell'equipaggio assistono a questa scena. Il comandante della nave poi vorrà assistere personalmente allo sviluppo del negativo. Il presidente del Brasile, Kubitschek, ordinò di distribuire alla stampa queste foto della Marina Militare. Tra i molti meteoriti che cadono ogni anno sulla Terra, uno dei più grossi è la roccia gigante del deserto californiano. Qui convergono da ogni parte degli Stati Uniti coloro che affermano di aver visto, parlato, viaggiato con marziani e venusiani. Uno di questi è George Van Tassel. Signor Van Tassel, lei è un viaggiatore interplanetario? Noi viaggiamo tutti in questo momento su una nave magnetica elettrostatica, sulla nostra Terra, a 66.000 miglia all'ora in un'orbita attorno al Sole, e quindi siamo tutti astronauti. Lei si è mai avvicinato abbastanza da poter toccare un disco o vedere cosa ci fosse dentro? Beh, il 24 agosto del 1953 io sono stato a bordo di un disco per circa 20 minuti. E com'era fatto? Che cosa ha visto? Beh, le pareti interne erano fatte con qualcosa come la madreperla di plastica, quella che mettiamo sui seggiolini per decorazione. La luce interna sembrava provenire da ogni parte. Il cruscotto era diverso da tutti quelli che avevo visto finora in tutta la mia vita, fino dal 1927. E nella parete stessa del disco ho visto uno scomparto che permette di pulire e deodorare i vestiti per mezzo di un processo luminoso che non richiede né acqua, né sapone, né lavatrice. I pianeti abitabili nell'universo sono circa 200 milioni, secondo alcuni scienziati, 600 milioni, secondo altri scienziati. Ma le ricerche automatiche con sonde spaziali non hanno dimostrato finora con certezza nemmeno l'esistenza di qualche tipo di vita su Venere o su Marte, i due pianeti che sono più vicini a noi. D'altronde la Terra, fotografata dalla Luna, può benissimo sembrare un pianeta disabitato. Un astronomo che ci guardasse da Marte potrebbe calcolare che la percentuale d'ossigeno contenuto nella nostra atmosfera è insufficiente a consentire la vita di esseri viventi come noi. Nel 1965, con le grandi orecchie elettroniche dei radiotelescopi, 3 scienziati sovietici, Sholonisky, Shklovsky e Kardashev, ritennero di aver localizzato nello spazio alcuni segnali radio di esseri intelligenti. Ma poi, in una conferenza stampa, definirono prematura la notizia. Comunque, alcuni scienziati ritengono che gli esseri intelligenti che potrebbero vivere su altri pianeti non manderanno astronavi spaziali, ma segnali radio che noi potremo captare con antenne paraboliche giganti come questa di Arecibo, nel Porto Rico. Tra coloro che non sono d'accordo è George Adamski, considerato il precursore dei contatti fra terrestri e venusiani. Lei, Adamski, ha parlato con i venusiani? Sì, a gesti e con telepatia mentale. Non c'è stato scambio di parole. Non ha parlato, quindi? No, quella volta. Ma parla l'inglese molto bene e così qualsiasi altra lingua. George Adamski girò questo film di quella che, secondo lui, è un'astronave proveniente da Venere. I suoi denigratori, però, lo definiscono un trucco. Quest'altro film è di un'allieva di Adamski, la signora Madeleine Rodefer, la quale afferma che fu proprio Adamski a metterla in contatto con i venusiani. Alcuni di loro sono entrati perfino nella nostra abitazione e proprio il giorno quando filmavo in cortile con la mia cinepresa ne ho visti 3 all'interno della nave spaziale. A Socorro, nel Nuovo Messico, alcuni marziani sono scesi dal disco per riparare un apparente guasto ai motori. Li ha visti il vice sceriffo Lonnie Zamora, che ha chiamato le autorità federali per indagare. Quando Zamora si avvicinò, i marziani risalirono sul disco e ripartirono precipitosamente. Tutto ciò che Zamora ricorda sono 2 ombre di piccoli uomini alti circa 1,30 m. Invece il maestro elementare Jean Deverge di Palm Beach in Florida mostra il braccio che è bruciato da un raggio che gli è stato sparato contro con una pistola da un marziano. Nel 1957 il contadino brasiliano Antonio Vias Beas dice di essere stato rapito da 4 esseri strani che l'hanno trasportato dentro un disco
dove ha avuto un colloquio di 4 ore e mezza con una venusiana, alta 2 metri, bionda, dall'aspetto terrestre e con la faccia un po' orientale. I medici non gli hanno riscontrato un'infermità di mente. Professor Hynek, che cosa può dirci di coloro che hanno parlato con dei marziani o con dei venusiani? O hanno addirittura fatto un viaggio su Venere o su Marte? Sono soltanto loro idee. Francamente devo dire di non crederci affatto, a meno che... Ha avuto modo di parlare con loro? Sì, l'ho fatto. E quale impressione ha avuto? Ho avuto l'impressione, per quanto riguarda coloro con cui ho parlato, che non fossero perfettamente sani di mente. Quindi nessuno era sano di mente? Beh, io ho parlato soltanto con alcuni. E tutti coloro con i quali ho parlato mi hanno detto di aver fatto queste esperienze quando erano soli. È come una rivelazione. Se qualcuno mi dice di aver avuto una rivelazione, io gli chiedo, come fate a sapere che si tratta di una rivelazione vera? Ma c'è stata anche di recente una coppia a Boston, credo. Sì, lei parla degli Hills. Sì. Loro non hanno fatto un viaggio. Io ho parlato con loro. E ritengo siano piuttosto un'eccezione. Sono persone perfettamente sane, persone rispettabilissime. Dopo aver parlato con loro, mi sono convinto del fatto che essi credono onestamente e sinceramente di aver fatto questa esperienza. Ma questi Hills, marito e moglie, che esperienza hanno fatto? In poche parole, sarebbero stati issati a bordo di una navicella spaziale precedentemente atterrata. Sono stati sottoposti ad alcuni esami medici. E poi sono ridiscesi a terra? Sì, poi sono stati riportati a terra. E questo è stato tutto. E dove è successo questo? Nel New Hampshire. Vede, questo è il punto in cui sono contento di essere un astronomo e non uno psichiatra. Dato che, in quanto astronomo, non mi fido di esprimere un giudizio in proposito. Ciò spetta lo psichiatra. Ma uno psichiatra di Boston li ha dichiarati perfettamente sani di mente, gli Hills. Certo. Io non dubito della loro sanità di mente, ma parlando con alcune persone mi è capitato di capire che ci sono dei sogni, ad esempio. La gente sogna delle cose e poi le crede assolutamente reali. Anche 2 persone insieme? Lo stesso sogno? È molto difficile. Io, in quanto astronomo, non sono assolutamente in grado di stabilirlo. Le immagini misteriose e a volte mostruose della fantasia infantile si sovrappongono e si mescolano ai simboli di antiche civiltà, alle immagini di divinità crudeli e sanguinose, ai romanzi e ai fumetti di fantascienza. Ma il cielo è popolato oggi da nuovi mostri di costruzione terrestre. Sono oggetti ben identificati e testimoniano del cammino fatto dall'uomo sulla strada del progresso scientifico. La conquista degli spazi è difficile. Vi si incontrano nemici terribili come il vuoto, i meteoriti, le radiazioni cosmiche. Ma gli astronauti affermano di avere anche osservato oggetti volanti misteriosi. Si tratta ancora di dischi luminosi, di sfere di fuoco, di enormi esplosioni di luci multicolori che sembrano avventarsi sulle navicelle spaziali o avvolgerle con braccia enormi. Nel film ufficiale della NASA ecco alcune luci grandi e piccole filmate durante il volo Gemini 4 di James McDivitt e Ed White dal 3 al 7 giugno 1965. James McDivitt, che qui vediamo nella capsula, ha ripreso e fotografato anche questo grande disco luminoso che gli veniva incontro. Queste luci, che formano una corona luminosa, sono state filmate durante un precedente volo spaziale. Molti astronauti le hanno viste e sono tuttora allo studio. E questo è il trionfale ritorno a casa di Gordon Cooper, dopo il suo volo spaziale con la navicella Mercury il 16 maggio del 1963. Gordon Cooper era solo nella sua piccola astronave quando avvistò gli oggetti che poi ha descritto in questa conferenza stampa. Per 5 ore e 20 minuti ho osservato questa luce che veniva su sotto di me. La terra era scura, sul fondo. Potevo vedere l'orizzonte con i vari strati dell'atmosfera e le stelle.
e la terra era piuttosto scura. Ho osservato questo oggetto luminoso e mi pareva quasi che qualcuno me lo stesse lanciando contro. Sembrava proprio così. Comunque, non penso che qualcuno lassù faccia cose del genere. E poi ho visto una palla di fuoco, come l'ha descritta John Glenn. Era dietro l'astronave, molto vicino a noi. Ed ecco il Gemini 10. A bordo sono gli astronauti Collins e Young, che con questa missione batteranno ogni primato precedente. Viene infatti realizzato l'appuntamento spaziale e l'agganciamento del missile bersaglio a Jena, e Collins effettua due lunghe passeggiate fuori dall'abitacolo. Poi lui e Young vedranno alcuni fenomeni luminosi, come già era accaduto ed è stato filmato nel volo di McDivitt. Ecco le immagini col commento originale degli astronauti in collegamento fra loro e con la base a terra. Ora le comunicazioni con la Terra si sono interrotte, ma il registratore della navicella continua a girare. Ascoltiamo i due uomini che parlano mentre rientrano nell'atmosfera dopo 4 giorni passati nello spazio. Ecco, il paracadute si è aperto e i due astronauti possono tirare un sospiro di sollievo. Ed ecco Collins e Young soddisfatti della missione compiuta. Da Michael Collins vorremmo sapere qualcosa di più sui supposti avvistamenti di dischi volanti. Colonnello Collins, nello spazio lei ha visto le strane luci, gli strani oggetti che hanno visto anche gli altri astronauti? Nel nostro volo Gemini 10 ho visto diversi oggetti che a noi sembravano strani, ma dopo il volo ci hanno spiegato cosa erano. Uno di essi, mi vergogno a dirlo, era il pianeta Venere. Venere mi appariva molto, molto luminoso. E io pensavo che era troppo grande per poter essere Venere. Pensavo fosse qualche oggetto diverso. Come apparivano questi strani oggetti? Che forma avevano? Rotonda, quadrata? Sono rotondi, ma emettono uno sprazzo di luce ed è difficile dire quale sia la loro forma, perché questi oggetti sono piccolissimi, ma molto luminosi. Il sole si riflette su di loro e li fa apparire luminosissimi. Questi oggetti venivano contro di voi o andavano nella vostra stessa direzione? Nella nostra stessa direzione, ci accompagnavano. Viaggiavano con voi? Sì. Credo che anche gli astronauti sovietici abbiano visto queste strane luci. Le risulta? Ma sì, ci sono vari tipi di luci nel cielo. Sì, penso di sì. Molti astronauti e anche molti piloti vedono cose strane nel cielo e forse non tutte sono satelliti. Certo, sarebbe impossibile dire che non abbiano visto qualcosa, ma nel caso degli astronauti, questi oggetti sono stati abbastanza bene identificati. Dico gli oggetti spaziali che si avvicinavano alla capsula. Li hanno identificati in tutti i casi? In quasi tutti i casi. Non si può dire con esattezza che cosa siano, ma si può affermare con ragionevole probabilità che si tratta di detriti, piccoli pezzetti di carta. Signor Hall, le risulta che fra coloro che hanno visto dei veri dischi volanti ci siano anche degli astronauti? Sì, molti astronauti hanno parlato di oggetti strani. Uno dei più interessanti è stato visto e fotografato dall'astronauta James McDivitt, che era nella Gemini 7. Mostra un tipico oggetto di forma ovale che è rimasto non identificato. E l'astronauta ha confermato di averlo visto? Sì, lo ha fatto. È stato comunicato ufficialmente attraverso la NASA.
C'è da chiedersi a questo punto se esistono prove sufficienti per dire che i dischi volanti esistono oppure che non esistono, o che sono macchine terrestri o extraterrestri o semplici illusioni ottiche. Per esempio, questo è un sasso che vola o è una complessa cosmonave fornita dai telescopi e fotografata nel Connecticut? E questo è un sombrero lanciato dalla finestra o è la nave interplanetaria fotografata dall'ingegnere aeronautico George Stark di Patterson, nel New Jersey? Molti oggetti volanti hanno la forma di sigari. Secondo alcuni sarebbero navi cosmiche portadischi. In questo par di vedere un disco che esce dalla prua. Appunto, una grande astronave a forma di sigaro è apparsa il 10 settembre 1949 a Las Cruces, nel Nuovo Messico. La vide il professor Clyde Tombaugh, che era insieme alla sua famiglia. È importante aggiungere che Tombaugh è l'astronomo che ha scoperto il pianeta Plutone. Invece di un'intervista, ha rilasciato questa dichiarazione firmata che dice: «Per quanto riguarda la concretezza del fenomeno cui ho assistito, devo dire che i rettangoli illuminati mantenevano fra loro una posizione fissa, il che conferma l'impressione di un oggetto solido. Io dubito che questo possa considerarsi un fenomeno terrestre, perché allora qualcosa di simile avrei dovuto vederlo altre volte. Ho fatto un grande numero di osservazioni col telescopio e a occhio nudo durante le mie ricerche, ma non ho mai visto niente che assomigliasse a questo oggetto. Difatti ero talmente pietrificato dallo sbalordimento che non sono riuscito a osservare molti dettagli. Firmato Clyde Tombaugh, astronomo». Ecco Ruggero, abbiamo visto i dischi volanti, hai visto che anche questo astronomo Tombo dice di aver visto addirittura un'astronave con a bordo dei marziani. Qui c'è un giornale, il Corriere della Sera, che pubblica che da un'altra galassia hanno raggiunto la Terra. È Il Male, no? Il giornale Il Male, che ha pubblicato questa edizione straordinaria, e qui c'è anche, vedi, una fotografia come quella degli incontri ravvicinati del terzo tipo, no? Ecco, cioè sono momenti in cui si riparla adesso di dischi volanti. Cioè, tu, questo problema, secondo te, come andrà poi a finire? È che vuoi, è molto facile, uno può rispondere con quelle brevi parole, tre parole con cui il bruco rispose a Alice nella terra nel paese delle meraviglie: non lo so. Non lo so. Certamente il Pentagono, quando ero in America, dopo 10 anni di lavoro, di studi e osservazione, chiuse l'ufficio dedicato agli UFO. Il Blue Book. Sì, e poi l'ufficio dove venne inventata la formula UFO, Unidentified Flying Object, oggetti volanti non identificati, OVNI, come diciamo ora in italiano, con le iniziali. E perché non avevano mai raggiunto una spiegazione concreta e soddisfacente? 90% degli oggetti erano stati identificati o come palloni sonda, sì, o come riflessi, o anche, non so, questioni di artiglieria, di astronautica varie. Ma il resto ci porta a discutere quello che è il grande fascino, quella che è la grande attrazione. È il desiderio di non essere soli nell'universo, noi della Terra. Ora, se andiamo... Quindi desideriamo che ci siano degli altri. La solitudine è scomoda la maggior parte delle volte, benché, dicevano i frati, dipende o beata solitudo o beatitudo sola. Beata solitudine, sola beatitudine, dicevano alcuni frati. Ma siccome la maggior parte degli uomini non sono frati e sono
gente socievole, l'idea che in questo universo infinito noi si debba essere il solo esempio di vita delle volte disturba. Perciò l'idea che ci possano venire a fare delle visite è attraente, anche se può intimorire, perché si sa bene, molto spesso le visite di gente sconosciuta sono finite nei secoli in guerre e in pericolo. Ma la cosa fondamentale sta qui, per esempio queste esplorazioni che abbiamo fatto sulla Luna, su Marte, che si stanno facendo ora su Venere, si spera sempre di trovare qualche frammento di materia organica che dimostri o che ci siano delle cose analoghe alla nostra vita, proteine, idrati di carbonio, queste forme qui, o che ci siano stati, trovarli carbonizzati, fossilizzati, che ci siano stati in passato, vita estinta, il che darebbe immediatamente la prova che il fenomeno vita non è unico. Basterebbe trovarne un secondo esempio di fenomeno vita altrove, e allora davanti all'infinite, se pensi, ci sono miliardi di galassie, ogni galassia ha miliardi di soli, dove si presume che ci siano altrettanti sistemi solari, cioè le probabilità di condizioni analoghe a quelle con cui si è formata la vita sulla nostra Terra, schermata contro i raggi cosmici, con una combinazione atmosferica, è vero, soprattutto la formazione dell'acqua, si dice, e immediatamente davanti a un numeratore di miliardi e miliardi, le probabilità aumentano. Senti, però questa è un'ipotesi, sì, però, che riguarda, diciamo, gli esseri viventi, sì, che noi non abbiamo, cioè, sì, che alcuni dicono di aver visto, ma che non si può dimostrare. Quando si parla di questi dischi volanti, ecco, e si sente, per esempio, il pilota, come si chiama, di Agnelli, sì, il quale ci Isaia dice, era manovrato. Ho capito. Capisci? Era manovrato, questo è interessante. Però scusa, anche la tecnologia, cioè secondo questi piloti, secondo i secondo i tecnici, diciamo, è una tecnologia che non potrebbe essere terrestre, perché vanno con una velocità incredibile, poi vanno con linee rette, cioè invece di andare con linee curve, vanno per linee rette, cioè si suppone una aviazione elettromagnetica che, prendendo come poli due stelle, una positiva e una negativa, utilizzino l'energia, come si dice, di gravitazione di questi sistemi stellari per andare. Che tra l'altro sarebbe anche una bella, come si dice, una bella soluzione per noi, per il problema dell'energia. Sta zitto, proprio in questo mese abbiamo avuto la grande grande prova dei campi gravitazionali che Einstein aveva già divinato. È vero, i campi gravitazionali, che la forza di gravità anch'essa è una forza a onde, come le onde herziane, le onde elettromagnetiche. Questo è, per conseguenza, si potrebbe, quello che è un po' straordinario, se esistono questi dischi volanti, e dico, il mio scetticismo, ripeto, deriva dal fatto che nessuna osservazione è stata fatta da osservatori astronomici, che sono un po' le sentinelle del cielo. Cioè, con i mezzi astronomici, no, da osservatori astronomici, sì, dove c'è gente che osserva, perché il gli cielo, gli astronomi invece fuori ma però a spasso certo. Ma non da osservatori, sì, astronomici, infatti questo risulta di questo. Allora sono ancora scettico, come era il comandante D'Elia prima di averli visti lui stessi. La velocità enorme vuol dire che sono fatti di un materiale che non si brucia al contatto dell'aria. O sono ricoperti da, sai, come ricordi, i mezzi di rientro lì dalla Luna, c'avevano una corazza. Lo scudo antitermico. Oppure queste leghe fortissime con cui sono stati mandati i Pioneers adesso verso Venere, nell'atmosfera di Venere, che è molto pesante, per non bruciarsi. Il che già... ma l'arroventamento potrebbe spiegare anche la loro luminosità.
Sì, i vari colori. Sì, ma colori. Sono rossi, sono blu, sono gialli. Dipende anche da che lega metallica o di che strada. Insomma, la questione è difficile pensare a un metallo sconosciuto a noi finora in tutta la spettroscopia astronomica. Non si è trovato uno spettro differente da un elemento che noi già conosciamo sulla Terra. Perciò possiamo ritenere che nell'universo esistano soltanto gli elementi che esistono sulla Terra. Perciò pensare a altri elementi, ma sai, sono tutte ipotesi, di fronte all'infinità dell'universo, trovare il numero due della vita, specialmente una vita ragionevole poi, perché se questa roba risponde a una tecnologia, vuol dire che c'è proprio il verbum, il logos, la ragione, che è la suprema manifestazione della vita nostra sulla Terra. Ma poi c'è anche chi dice che, per esempio, la grandezza non è mica detto che dovrebbero essere grandi come noi, potrebbero essere piccoli come dei microbi. Cioè le stesse malattie, secondo, poi sai, c'è tutta la fantascienza. Sì. Cioè alcune malattie, cioè il microbo potrebbe essere uno che viene da, no? Oh, da fuori, può essere. Oppure dei giganti. Che oppure noi... può essere un essere evoluto più di noi, infatti sta vincendo. Senti, il povero Kubitschek, il presidente allora del Brasile, che poi Joselino Kubitschek. Joselino Kubitschek, che ha diffuso poi quelle famose fotografie del disco che abbiamo visto prima. E poi è finito tragicamente la sua carriera politica, adesso sono venuti i militari lì. Io non credo che, per esempio, oggi Giulio Andreotti guardi molto i dischi volanti, no? Cioè, ma non credo che abbia paura dei militari italiani. non sarà per quello. Senti, tu... A meno che non vogliamo fargli fare il colpo di Stato per forza ai militari italiani. Con i dischi volanti. Con i dischi volanti. Senti, tu insieme con Tito Stagno hai annunciato lo sbarco del primo uomo sulla Luna. Noi tutti qui, quella sera, quando Armstrong mise il piede, abbiamo sentito la tua voce da Houston, no? Che... Sì, poi l'abbiamo rivisto Armstrong qui in studio. In questo studio. Ecco, proprio. E tu ti piacerebbe commentare la discesa di un primo uomo o di un primo essere che viene da un altro pianeta sulla Terra? E che cosa diresti, diciamo così? Dico, cosa vuoi che dico, una volta si raccontava che la seconda venuta del Signore è vero che sarebbe avvenuta a Hyde Park a Londra, e allora si diceva che il Daily Express scriveva: ho visto venire il Salvatore. E poi vari giornali, secondo la psicologia, facevano differenti titoli. Ma tu il che vecchio sei così... Times, che sì, ora commemoriamo, avrebbe scritto il titolo: evento insolito in Hyde Park. Io direi è un evento insolito che tu per il momento non prevedi. Per il momento, cioè, tu questa copia del Corriere della Sera non lo prevedi, insomma, non prevedi che questo giornale possa diventare... Io non escludo niente, ma che queste cose avvengano negli anni 70 probabilmente saranno avvenute in passato, ci sono certo, in tutte le mitologie, in tutti i ricordi antichi, gli extraterrestri sono presenti in tutte le mitologie, il che non fa escludere affatto che ci sia un fondo di verità in questa roba qui, solo perché sono... Quindi noi siamo fra il mistero, il mito e certi avvenimenti che noi ancora non abbiamo capito. Ma viviamo anche in un'epoca che dal 600 a oggi, negli ultimi tre secoli e mezzo, abbiamo vissuto, e nell'epoca che richiede prove sperimentali. Ecco, noi abbiamo concluso e speriamo che i nostri spettatori oggi, nella giornata della seconda festa di Natale, abbiano gradito di sentir parlare non della crisi economica o di eventi politici più o meno drammatici, ma di una cosa forse un pochino più interstellare, come sono i dischi volanti. Grazie e buonasera.